Tu che hai cominciato da bambino insieme a Ruiz, volevo sapere un po' che ci raccontassi di questo suo mondo e anche di cosa hai pensato di questi video, se per esempio per te erano appunto delle cose note, viste o che effetto ti fa oggi risentire queste parole. Non, je trouve que on voit qu'il était visionnaire sur plusieurs points. Il parlait du multimédia déjà, de la mondialisation, de l'état du cinéma. Allora, si vede che era già un visionario, insomma, parla dei multimedia, parla della globalizzazione, parla di tutti i pericoli che appunto avrebbero riguardato il cinema negli anni a venire. Lo che dicevo, se si leggono i suoi scritti, si può pensare al fatto che quindi, poche persone oggi hanno seguito quelle che erano le sue indicazioni, purtroppo. Moi, je reviens du Festival de Cannes où j'ai vu beaucoup de films et il y a très peu de films qui prennent des libertés par rapport au formatage du cinéma comme le faisait Raoul. Vengo adesso dal Festival di Cannes, appunto, rispetto a quello che ho visto, mentre lui faceva parte di una giuria di opere prime, tra l'altro, e dice, ho visto pochissimi film che si prendevano delle libertà anche rispetto ai formati, rispetto ai modi di raccontare, come faceva Raoul. C'est ça qui me frappe toujours quand je l'entends parler, même a posteriori, c'est son envie de liberté et puis sa rébellion aussi. C'est quelqu'un qui était en réaction totale avec le système depuis le début. La cosa che mi colpisce quando lo sento parlare, anche pensandoci, appunto la sua voglia di libertà e anche il suo essere un ribelle, il suo ribellarsi alle costrizioni del sistema. Et je suis admiratif de. Enfin, je suis très surpris de voir qu'il a réussi en France à faire autant de films. Je pense qu'aujourd'hui, ce ne serait pas possible pour lui de faire tous ces films dans le contexte de la production actuelle, quoi. E appunto mi sorprende molto che sia riuscito a fare così tanti film in Francia. Penso che oggi non sarebbe più, nella situazione attuale, non sarebbe più nella condizione di girare così tanto. Parce que même le film qu'on a vu tout à l'heure, qui devait être tourné en film, c'était beaucoup plus compliqué à l'époque qu'aujourd'hui de faire des films. Et malgré la facilité qu'il y a aujourd'hui à faire des films, les gens ne se lancent pas et n'osent pas se lancer à faire des films qui seront peut-être jamais vus ou destinés à très peu de gens, quoi. C'est comme si aujourd'hui tout le monde attendait d'avoir le feu vert de l'industrie et de l'académie pour pouvoir se mettre à réaliser des films, alors que Ruiz n'a jamais attendu le feu vert de personne pour faire des films, quoi. La cosa impressionante appunto è che nonostante oggi ci sia molta più facilità che allora rispetto al primo film che abbiamo visto dell'89 di girare un film, è come se tutti, insomma, pochissima gente prova a osare, prova a lanciarsi in dei progetti come faceva Ruiz, è come se tutti attendessero il semaforo verde da parte dell'industria o da parte dell'Accademia per cominciare i loro film, mentre Ruiz non ha mai aspettato il permesso di nessuno. E appunto penso che il cinema fosse il mezzo di espressione di Raoul, ma si capisce bene anche sentendolo parlare che appunto se fosse nato in un'altra epoca, in un'epoca senza cinema, avrebbe utilizzato altri mezzi, era una persona capace di occuparsi di diversi campi del sapere. Buonasera, desidero condividere con voi una mia esperienza che ho fatto con Raul Ruiz, grazie a Matteo Pavera, nell'89, appunto nello spettacolo che ha citato Matteo, La creazione del mondo, ovvero sia la conquista dell'America. Io ero fresco di un corso di teatro e partecipai solo come allievo attore, però l'esperienza che mi preme condividere è che l'incontro con quest'uomo fu sicuramente una cosa straordinaria, perché lui era un cineasta e lì doveva fare uno spettacolo teatrale, però lo realizzò con un colossal di cinema, perché le riprese cominciarono i primi di agosto e terminarono il 31, perché poi lo spettacolo durava dall'1 al 10 settembre, durò e si ambientava in due serate diverse. Una serata si recitava ai Ruderi ed era la conquista dell'America, una serata era la creazione del mondo alle case di Stefano. Lui mise in relazione un colossal, perché c'erano i grandi mostri sacri del teatro di quel momento, Franco Scaldati, Leo De Bernardinis, poi c'erano almeno 11 attori professionisti, credo Marco Sgrosso, Elena Bucci, Marco Cavicchioli, Gino Paccagnella, Rolando Mugnai, tantissimi.
molti facevano parte della compagnia di Leo, molti della compagnia di Franco. Ogni giorno prendeva persone, per esempio c'eravamo noi che eravamo allevatori, e ogni giorno cambiava cose, ogni giorno aumentava, a un certo punto disse ci vogliono delle comparse, ma non 10, 20, arrivavamo a essere, ci furono 200 comparse, da dove le prendeva? Lui disse voglio la gente del luogo. Allora Franco Castiglione, che era il suo aiutore regista, insomma colui che lo aiutava molto nella composizione, lo aiutò nella composizione dello spettacolo, lui rimase affascinato quando Silvio Castiglione, scusa, gli portarono tutti i contadini, che c'è cioè, molta gente anziana, e pensava Silvio che non andava bene, lui disse no, ci voglio proprio questi, perché gli interessavano quelle facce, e si intratteneva con loro sempre prima di provare, perché si cominciava sempre quando finiva il caldo, verso le 5:30, 6, a tarda notte. E allora potete immaginarvi come poteva sentirsi una delle prime armi dinanzi a un'organizzazione di questo tipo, tanto che una volta gli domandai, ma perché lui componeva questo spettacolo pezzo dopo pezzo, pezzo dopo pezzo, ma come faremo a ricordarci tutto fino alla fine, eccetera. E lui disse, tu di questo non ti devi preoccupare, comunque lo capirai alla fine.